prende il via con 10 nuovi carri gru il servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli che sostano in violazione alle norme del codice della strada. Sarà gestito in concessione dalla Burellivm Service e operativo giorno e notte con depositi distribuiti in città che possono ospitare oltre 1700 veicoli. 10 carri attrezzi, pensate, quindi operativi in tutti i territori, in tutti i quartieri, in tutte le municipalità, e soprattutto partiamo subito per dare un segnale ai pedoni, ai disabili, alle mamme con il passeggino, al trasporto pubblico. Abbiamo chiesto infatti ai carri attrezzi di lavorare sulle linee del trasporto pubblico, tante volte per la doppia fila selvaggia in impasse nelle strade della nostra città, e poi un programma per il trasporto di emergenza, per le autoambulanze, il soccorso e anche la bellezza, perché partirà subito un piano di spazzamento delle strade in collaborazione con ASIA, e le macchine, quando c'è l'invito alla cittadinanza a non parcheggiarle perché dobbiamo spazzare, beh, sicuramente se qualcuno sarà distratto sarà importante avere uno strumento. Finalmente, dopo qualche tempo che mancava, a una richiesta di un cittadino fragile, di un passocarraio occupato, di fermate di autobus invase da autovetture, possiamo rispondere non soltanto con un semplice verbale ma anche prelevando il veicolo. A noi non fa mai piacere né sequestrare né verbalizzare, però è importante che tutti i cittadini si comportino secondo responsabilità, come è stato fatto nel caso del Covid, perché c'è la necessità di garantire e assicurare una maggiore vivibilità per tutti quanti noi. Da lunedì 7 giugno sarà attivo anche un apposito call center, oltre ad una sezione dedicata sul sito web del Comune, con tutte le indicazioni necessarie al cittadino per la restituzione del veicolo prelevato. Ogni carro attrezzo sarà dotato di defibrillatore, quindi anche, come dire, un messaggio di cardioprotezione importante che lanciamo attraverso questo servizio. Arriva alla fine della consiliatura, l'importante che c'è in questo momento, l'importante che lo sappiano i cittadini, per bene, e i cittadini che qualche volta non rispettano le regole, e quindi devono sapere che da oggi c'è un servizio di rimozione che interverrà quando ci sarà qualcuno che non rispetterà la norma.